La dermatologia negli ultimi decenni ha assunto un contorno internistico, una importanza internistica. Non è soltanto legata alla cute, alle malattie della pelle, ma attraverso la pelle si riconoscono e si ha un notevole aiuto nel riconoscimento della diagnosi di malattie di tipo internistico. In effetti, tutto questo è stato anche facilitato da quella che è la dermatologia moderna, la tecnologia a cui la dermatologia che ha acquisito in questi ultimi anni e che ha permesso anche di, oltre che alla diagnosi, una facilità di diagnosi, anche a migliorare quella che è la prognosi e soprattutto quella della prevenzione. Tant'è vero che nella dermatologia di oggi la tecnologia impiegata, parliamo semplicemente banalmente anche della semplice epiluminescenza digitale, ci permette di intervenire e di riconoscere in maniera tempestiva quelle che sono le lesioni della pelle che hanno una certa malignità. In effetti, se andiamo a pensarci un pochino, ritorniamo un pochino indietro nel tempo, il melanoma, che è la malattia, il tumore, diciamo così, maligno della pelle per eccellenza, veniva poco trattato, non c'erano i mezzi per poterlo trattare in quanto si arrivava tardivamente ad una diagnosi di questa patologia. Oggi l'informazione, la prevenzione e la tecnologia, come dicevo, l'epiluminescenza digitale ci permette di percepire delle caratteristiche, delle lesioni pigmentarie e fare una diagnosi precoce tale da poter salvare anche la vita alle persone. In effetti oggi è difficile che il melanoma sia una lesione, diciamo così, particolarmente aggressiva. E se si interviene nella diagnosi in maniera tempestiva. Il San Raffaele, la dermatologia è, vorrei dire, abbastanza all'avanguardia con questo progetto di dermatologia che abbiamo acquisito in questi ultimi anni. I dermatologi che sono alla San Raffaele, Termini, hanno una notevolissima esperienza in questo campo pluridecennale e permettono l'insieme di tutti quanti, permette di poter sviluppare una dermatologia a 360 gradi. Quindi, oltre alla dermatologia, all'epiluminescenza digitale, alla clinica, alla terapia, alla chirurgia, si aggiungerà fra poco anche la dermatologia plastica, la medicina estetica. Questo ci permetterà anche di poter, oltre che curare, anche migliorare quello che è l'aspetto, il benessere, soprattutto della cute delle persone che ce lo richiedono. Il futuro della dermatologia in effetti è questo, cioè cercare di legare la clinica all'estetica, alla bellezza. E quindi sentirsi bene, già guardarsi allo specchio e sentirsi bene è un notevole aiuto psicologico, soprattutto per i pazienti e le persone che arrivano alla dermatologia.